Perché la multicanalità, ovvero la possibilità di interagire con la domanda e con il sistema dei clienti, è un'opportunità per le imprese. Ma direi che è un atto dovuto per il fatto che le ricerche che abbiamo condotto come Politecnico di Milano insieme a Nielsen e Connexia ha evidenziato che una parte consistente degli italiani, quindi 7 milioni di italiani, si sta orientando nei propri processi d'acquisto andando ad acquisire informazioni lungo più canali, dal web al punto di vendita fisico, sugli schermi che troviamo in giro per strada o nel punto vendita. In questo senso abbiamo a che fare con un cliente che è sempre più informato, che è sempre più attento e che vuole vivere l'interazione col sistema dell'offerta in modo nuovo. Questo richiede al sistema delle imprese di rivedere il proprio modello di interazione, puntando e non trascurando i mezzi di comunicazione di massa, televisione e carta stampata, ma tenendo conto che esistono nuovi canali. Questi nuovi canali sono internet, quindi il canale online, ma oltre a internet il punto vendita. Il punto vendita diventa esso stesso un media attraverso il quale divulgare e veicolare informazioni e contenuti in una logica contestuale, cioè il più vicino possibile al momento in cui si manifesta il bisogno. E più bisogno di così, il cliente è lì per acquistare. Quindi in questo senso direi che la multicanalità è un elemento centrale dei processi di marketing e delle strategie commerciali future delle imprese. Uno si potrebbe chiedere, ma in questa partita che ruolo hanno i social network? Ma direi un ruolo fondamentale. I social network sono ormai comunità in cui la gente dibatte, discute, analizza quello che è il contenuto funzionale e la validità di determinati prodotti. È un contesto in cui apparentemente il numero di soggetti attivi che contribuiscono è limitato, ma le imprese devono essere consapevoli che molti guardano questi commenti. Quindi se è vero che pochi contribuiscono, molti guardano questi commenti. Ci sono ricerche che evidenziano come una percentuale significativa degli utenti, della popolazione italiana, sia influenzata nella scelta d'acquisto da quello che hanno letto online in questi blog. In questo senso, quindi, tracciare quello che si dice in rete, quello che avviene in questi blog, in queste comunità, diventa elemento fondamentale. Direi che un elemento dirimente della strategia di marketing delle imprese per il futuro è quello di, in qualche modo, stabilire delle relazioni con quelli che sono degli influential player, degli influenzatori, in modo tale che inneschino un effetto volano, che contribuiscano, amplifichino quello che è il messaggio tradizionale di comunicazione che l'impresa sviluppa. È in questo, nella multicanalità, nella capacità di utilizzare scientemente i social network, che passa parte del cambiamento nelle logiche di marketing delle imprese italiane.